Good evening, everyone. My name is Anthony Tamburi, and I'm Dean of the John D. Calandra Italian American Institute. And we're delighted to be able to sponsor this event this evening. And I should say that this is really sort of part one of another event that we're going to have a couple of months down the road. Part of the issue is traveling and the whole challenges that have been presented because of COVID, but we still wanted to make sure that we gave you an idea of who Uguccione di Sorbello was this evening. And then, as I said, later down the road, what we'll have is something more substantial, more in the sense of a symposium, a full-bred symposium on the subject matter. We're going to hear from a number of people. The first person we're going to hear from, videotape. It is late in Italy, and there are many other things that the Rettore of the Università Pessonieri di Perugia has on his plate. And so he's going to greet us via videotape, and we're going to hear that right now. Cari amici del Calandra Institute, mi fa molto piacere rivolgere questo saluto in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a Uguccione Ranieri. Si tratta di un evento che coinvolge l'Università Pessonieri di Perugia, non solo perché Uguccione è una personalità rilevante per Perugia, la sua storia è intimamente connessa alla città di Perugia in cui l'università, la nostra università, vive, ma anche perché il titolo stesso di questa vostra mostra, Un intellettuale tra due mondi, richiama a una caratteristica di Uguccione che è anche molto cara all'Università Pessonieri, che è quella di essere ponte tra mondi diversi, collegamento, dialogo, confronto, cioè di essere capaci di mettere assieme persone provenienti da ambienti diversi e di creare legami. Questo è vero nella storia di Uguccione ed è vero nella storia ormai centenaria della nostra istituzione perugina. Saluto il Dean Anthony Tamburri, saluto e mi complimento con la curatrice della mostra, Antonella Valoroso, saluto tutti voi e rivolgo un saluto anche al nostro professore Roberto Dolci, che è lì con voi e che in qualche modo rappresenta questo legame che noi abbiamo da tanti anni tra il Calandra Institute e l'Università Pessonieri di Perugia. Frutto di questa collaborazione è anche una borsa di studio, una fellowship dedicata proprio a Romain, a Robert e a Uguccione Ranieri di Sorbello, e questo è un piccolo gesto concreto che queste nostre istituzioni hanno voluto fare assieme per consolidare questi legami che ci vedono ormai da tanti anni collaborare. Io sono dispiaciuto di non poter essere lì a New York con voi, di non poter visitare la mostra in questi giorni, ma la mia visita da voi è soltanto rimandata, spero che si potrà compiere presto, e vi ringrazio ancora di questa bella mostra su Uguccione e vi auguro buoni lavori in questo convegno e a presto. Un caro saluto. So we want to thank the President Valerio De Cesaris for taking time out of his busy schedule to say hello. And as you realize, this is going to be a bilingual event tonight. Some of us are speaking in English, some of us will speak in Italian. If you're challenged a little bit by Italian, don't worry, you'll be able to, this will be up online in the next 24, 48 hours, and you'll be able to actually go back and listen to it again. Before I introduce to you Ruggero Ranieri, I want to just make a few comments about, as those of you who do understand Italian, as you heard President De Cesari say, the title is Uguccione da Sorbello, Intellettuale tra due mondi, an intellectual between two worlds. And that bridge, he really represented at a time a bridge, a very important bridge, between cultural Italy and, let's say, cultural USA, and of course very much so also for the Italian American community here in the United States. He worked at a time, and you'll hear our speakers get
go into this further, but he worked at a time where he was engaged as a cultural broker, as an intellectual scholar, at a time when the structures we have today didn't exist. And I'm thinking specifically of the Italian Cultural Institutes. The first one, which was founded in New York, was set up in actually 1961. Uguccione was working since the 30s as far as spreading the word, quote unquote, with regard to Italian culture. So we owe a lot to him. He represents the fact that we're sort of, some of us are discovering him only in the last couple of years, means that we need to do more. And it means that there's a whole world of cultural Italy slash USA of those years up through the 60s, of which we know very little. And so I'm just delighted that we're beginning here. I'm also delighted and very grateful for the generosity that is coming forth for the fellowship that President De Cesaris mentioned, that it's coming forth from the Fondazione Sorbello, Uguccione Sorbello, in which Dr. Ranieri is the moving force. So with that, let me introduce you, in fact, to Ruggero Ranieri, who is indeed the president of the Fondazione Ranieri di Sorbello in Perugia and its sister Fondazione in New York. He's in himself an active intellectual, engaged more in the world of museum culture and museum. And he has also written and edited a couple of volumes, and he is going to now give us more information about his father, Uguccione di Sorbello. Ruggero, the microphone is yours. Thank you, Anthony, for your introduction, and thank you for hosting this exhibition, which for our foundations is of great importance. Of course, the exhibition is on the life and work of Uguccione Ranieri di Sorbello, my father, who died in 1969, 52 years ago. And it focuses on his relationships, his work in the United States. I'll say a bit more about this. Uguccione, his mother was an American, and he spent an important part of his life in the United States. In fact, he was always on the move between Italy and America. He started his career as a teacher, a journalist, and an essayist in the 1930s as an instructor of Italian language and literature at the University of Yale. He wrote in various newspapers, lectured in various institutions, and was also editor of a cultural journal published by the Italy-America Society in New York. Among his teachers and mentors at this time, i.e. during the 1930s, were intellectuals such as Giuseppe Prezzolini, then head of the Casa Italiana, and Giuseppe Antonio Borghese, whose literary work Uguccione greatly admired, and who also guided him in the late 1940s to join the World Federalist Movement, which was perhaps the greatest political passion of Uguccione's life, apart from his juvenile nationalism. In fact, Uguccione moved back to Italy in the late 30s, and he served during the war as an Italian officer. And after 1943, he joined the Allied troops and carried out dangerous missions in German-occupied territory, for which he was rewarded with the Silver Medal and other awards. In fact, a section of the exhibition recalls his actions as a war hero. And Uguccione then spent another 5 very important years in New York, in the US actually, in the US, between 1953 and 1958, as cultural attaché to the Italian embassy in New York, in Washington. Most of the time, however, he spent in New York laying the foundations of what was later to become the Italian Cultural Institute.
all his work in these crucial years is well documented in the exhibition. In 1953, from his office, he started publishing a bulletin of Italian news, which is called The Italian Scene, which was intended to reach all those interested in the latest events in Italy. This was very much a one-man show. He wrote it by himself from the first page to the last. And he continued to write this until his death in 1969, churning out thousands of pages of enlightened journalism, which are still a pleasure to read, and which we think are still a valid source for anybody interested in exploring the life and the culture of Italy in those years. Having returned to Italy in 1958, he continued to build bridges between the two countries he loved, Italy and the United States. As a functionary of the Italian Ministry for Foreign Affairs, he traveled extensively on lecture tours in the US, be it for the celebrations of the centenary of Italian unification, the commemoration of Dante Alighieri, and other occasions. Uguccione is also well known in Italy for his literary work. He published short stories and novels, one of which became a bestseller in the 1960s. He lived most of his time in the town of Perugia, where the Fondazione Ranieri di Sorbello is now based. In fact, his work and his interests have inspired our work as we try to carry on his legacy. The Sorbello Foundation, created in the US in 2012, is a charitable educational 501c3 with a mission of building cultural bridges between the United States and Italy through research in the arts and humanities. One of our latest projects is to support the Romain Robert and Uguccione Sorbello Fellowship Grant to be awarded to a person working on relationships between Italy and the United States in any of their various dimensions. The grant is co-sponsored with the John Calandra Italian American Institute and in partnership with the Università per Stranieri di Perugia. Let me end this short introduction by extending my warmest thanks to all those who have made this event possible, starting with my two fellow board members of the Sorbello Foundation, Professor Antonella Valoroso, curator of the exhibition, who has been working tirelessly over the last few months preparing the material and putting together the story of Uguccione's life, and Professor Dolci, a scholar of linguistics, who came across Uguccione when preparing his latest book on Giuseppe Prezzolini. Professor Dolci has been our invaluable anchor in New York over the last few months, since he, like Uguccione, travels tirelessly across the Atlantic and even more travels between Perugia and New York. A great thank you also to the Università per Stranieri and to Professor Valerio De Cesaris, who accepted to add the prestigious name of his institution to our project. Finally, and most warmly again, thanks to the John Calandra Institute and their staff for their hospitality and support that has allowed us to achieve one of our most cherished goals, to bring back the story of Uguccione to New York. Thank you very much. Thank you, Ruggiero. The next speaker is Roberto Dolci, as you heard, who is professor of linguistics at the University for Foreigners in Perugia, and indeed the author of a recent volume on Giuseppe Prezzolini's Il Giornalino. Roberto is also the delegate for international relations of the University for Foreigners in Perugia. Roberto, the microphone's all yours. Thank you, Anthony. As you said before, this is going to be a bilingual event, so I switched to Italian. I try to speak slowly in Italian, so if you want to try to understand me in Italian, you can do some practice. Okay, Uguccione
come avete sentito, è uno dei tanti intellettuali che durante gli anni 30 passano l'Atlantico e vengono qua negli Stati Uniti, nella costa est in particolare. E vengono qua per vari motivi. Alcuni fuggono dal fascismo, come Salvemini, come Borghese, come Cantarella. Altri invece vengono per promuovere il fascismo, come Giuseppe Prezzolini, per esempio, quando diventa direttore della Casa Italiana di Columbia University. Altri vengono invece più per ragioni personali, come Uguccione, Ranieri di Sorbello. La cosa interessante è che poi tutti questi intellettuali italiani, definiamoli così, si incontrano con gli intellettuali americani di origine italiana, tra cui possiamo citare per esempio Angelo Patri, possiamo citare Leonardo Covello, persone che sono diventate punto di riferimento della comunità italiana. E questo crea un ambiente particolarmente importante, particolarmente fertile di discussione sull'Italia, sul ruolo dell'Italia in quel momento. Chiaramente le posizioni sono molto diverse, ma un aspetto interessante di quel periodo è che tutte comunque convergono su un aspetto: la promozione della lingua e della cultura italiana e l'importanza della cultura italiana come punto di riferimento per tutta la cultura occidentale. E non a caso questo sforzo notevole poi dà un successo incredibile, perché nel giro di pochi, di 10 anni praticamente, dal 1930 fino al 1940, l'italiano cresce esponenzialmente negli Stati Uniti. L'italiano viene proposto finalmente nelle scuole medie e superiori, l'italiano ha un grosso boom all'università, tantissimi studenti vanno in Italia e tantissimi studenti imparano l'italiano. E quindi, nonostante ci fossero posizioni diverse, cioè se da un lato, per esempio, Giuseppe Prezzolini e la Casa Italiana promuovevano l'insegnamento della lingua per promuovere chiaramente il fascismo, da questo punto di vista appoggiati dal governo, dall'altro c'erano gli intellettuali della comunità italiana volevano che i discendenti americani di origine italiana imparassero meglio l'italiano, proprio per rafforzare i legami con la comunità e fare sentire queste persone come appartenenti attraverso il possesso della lingua italiana in maniera identitaria di una comunità. Tutto questo però porta chiaramente ad un processo di avanzamento degli studi, dell'offerta dell'italiano in quel periodo. Uguccione si muove proprio tra queste istanze, in nome proprio della cultura italiana di cui lui è un fervido sostenitore. E lui da un lato collabora con Giuseppe Prezzolini alla Casa Italiana, al Giornalino, e al tempo stesso, per esempio insegnando a Yale, ma soprattutto a Middlebury, lavora a stretto contatto con alcuni esponenti di quella che era la Mazzini Society, cioè di quel gruppo di intellettuali antifascisti che appunto cercavano di portare avanti, di proporre anche gli altri valori democratici dell'Italia, tra cui per esempio c'era Michele Cantarella. Poi lui, Uguccione, scrive su vari, appunto, come sentivamo prima, scrive su vari giornali, scrive su varie riviste, promuovendo l'insegnamento italiano e anche suscitando in alcuni articoli, che poi un paio sono riprodotti anche qui nella mostra, proprio l'orgoglio di essere riusciti a proporre e a imporre, in un certo senso, a promuovere l'italiano, l'insegnamento dell'italiano nelle scuole. C'è un altro aspetto che mi pare che vorrei sottolineare, perché poi è un po' specifico del lavoro che faccio, della mia ricerca, che è il metodo, l'approccio che Uguccione usa nell'insegnare la lingua italiana. E si vede molto chiaramente da quello che scrive, da quello che fa, e soprattutto si vede in un articolo che lui scrive per Atlantica, che è una delle riviste più importanti di quel periodo per la comunità americana di origine italiana, in cui lui dice una cosa molto, che adesso può sembrare molto, molto banale, ma a quei tempi non lo era: per imparare una lingua bisogna parlarla. E quindi, come dire, proprio staccandosi in maniera netta da quello che era il metodo tradizionale, traduttivo o di lettura, invece proponendo un approccio sicuramente più autentico, più reale, quello di vivere in un certo senso la lingua. E non a caso fa un esempio molto interessante per le frasi idiomatiche, dicendo: se le traducete letteralmente, hanno
tutto un significato, quindi che invece non è quello reale della vita autentica. Sicuramente in questo lui viene aiutato, o almeno trae ispirazione, sia dalla scuola italiana di Middlebury, in cui viene proprio adottato questo approccio di immersione totale nella lingua italiana, sia da quello che poi è stato l'approccio che ha utilizzato anche Giuseppe Prezzolini, che nei suoi studi proprio parla di uscire dall'atteggiamento tradizionale, di lezione tradizionale, ma proprio di far lavorare in maniera pratica e pragmatica, legato poi anche al pragmatismo, i suoi studenti. Non a caso Guccione, poi, avendo anche una mano particolarmente felice nello scrivere, scrive anche un testo teatrale in questo senso per i suoi studenti, perché poi venga rappresentato appunto dai suoi studenti. Con Il Signore c'è più gusto. Un altro aspetto interessante dal punto di vista glottodidattico è il come lui appunto scrive, tratta l'errore, dicendo bisogna far parlare lo studente, dirgli di non aver paura di fare errori, perché anzi facendo errori poi riusciremo noi insegnanti a suggerirgli il modo migliore per correggerlo. Questo è un'altra indicazione di come lui avesse questa fortissima capacità relazionale e affettiva, e unita alla capacità poi di saper coinvolgere i suoi ascoltatori. E come abbiamo sentito prima, ha avuto sempre un enorme successo nelle sue lezioni che ha fatto, le sue conferenze culturali che ha fatto in giro per gli Stati Uniti, e anche proprio dalla sua scrittura, e si rivede molto chiaramente questo suo stile, per esempio, nel bollettino della Italian Scene. Quindi la mostra, curata da Antonella Valoroso, riporta un po' tutto questo percorso di una vita che è sicuramente molto, molto intensa e molto piena. E poi il fatto che sia organizzata congiuntamente dalla fondazione, dalla Sorbello Foundation, la sorella americana della Fondazione Sorbello, e dal Calandra Institute e dalla Stranieri di Perugia, è un po', come dire, vuole rappresentare il passaggio di testimoni di quell'impegno che ha testimoniato Guccione nella promozione della lingua e della cultura italiana. E la possibilità di questa fellowship, data proprio dalla nominata Romanian Robert and Guccione Fellowship, sarà sicuramente utile per continuare a scavare in questo enorme patrimonio che è lascito, che ha lasciato Guccione, ma poi tutto quello che poi gli sta intorno. Grazie.